che è la dicitura moderna, lungo, che tutti quanti che sappiamo l'inglese. All'epoca dicevamo black man. Allora arrivava black man, un guitto, due salti in panza, di questi che battevano la provincia, tutti i comuni piccoli della provincia, cercava di sbarcare il Milano, primissimi anni 50, peraltro l'ho visto pure qualche giorno fa, una ragazza che è arrivata a Piazza Municipio, alle poste, erano messi nei tendoni, mi scaricato tre stage e hanno fatto uno spettacolino, lo sai, anche con l'artista di strada. E questo black man si è esibito per alcuni anni, poi l'abbiamo più confine fatto, poi non è venuto più, sono cambiati i tempi, che parlavamo dei primissimi anni 50, allora 53, 54. All'arena del santuario veniva. Allora era un uomone, uno che veramente occupava il palcoscenico, perché era una cosa enorme, anche se aveva questo corpo massiccio, però insomma certe cose cosa pesa, insomma, perché non era il corpo palestrato come si vede, ma un uomone sì, però insomma era tutto blend, farnace, insomma, si vedeva queste menne appese, cosa appese, però lui faceva questo suo spettacolo e Imo Tremana ricorda momenti essenziali, momenti clou, diciamo. Uno, quando aveva la dubbia l'allina, così la guardavo e sta lì a un certo punto, boh. Ma va a capire se sta in mezzo, se va a strugliare il bullo. Pensa che era famoso, ma giù a scasella. Esatto, a quel livello là, insomma. E mo sta lì, non si capisce che cosa le succedesse, perché forse la strugliava il bullo e che là poi crollava, insomma, in qualche modo. Allora deve avere a dubbio la allina, no? E si caiu. Poi, quello fu, chiaramente, era una cosa ovvia che staccava quello su. Ma il clou dello spettacolo era la fine. Quando si denudava, quindi usciva il torso nudo, allora si vedeva tutta l'imponenza del corpo della persona, cioè, era incatenato, non aveva un certo capello, qui si incatenava tutto quanto, c'era una vaglione probabilmente alla fine, perché questa è una cosa che si faceva in famiglia, all'epoca, a un certo punto gonfiava il petto, e zoppava una mille e quella cadeva per terra, giù. Non dico che se ne cadeva la reina del santuario per gli applausi, perché era la via. Ma se fosse stata chiusa, se ne fosse caduto le grande dimostrazione di forza. Chissà, black man. Allora, noi aspettavamo gli anni, arrivasse il black man. Allora, no, figurati, nella fantasia di un bambino, del 6-7 anni, così, che significava questa cosa? Sì, black man. Che stai? Oh, grazie. Le filastocche di mia nonna. Ah. Allora, la filastrocca dispettosa, mi insegnò da facendo figlio. Io mo qua Don Domenico. Don Domenico si finiva e lasciavo la porta aperta. E ci erano le madre, e sta sbiendo il mistaccione. E salendo in coppa a coppa e ti viene un'altra morta, la facendo a fella e la buttiamo a Isabella. Se Isabella cucinava, il suo ci abballava con la paletta, se la Isabella con la paletta. Chi la stocca scaccia dolori mestruali. Questa filastrocca poi bisogna associare un massaggio circolare sulla pancia. E la filastrocca dice così: fiuce che ne scirisce, femmina che ne pastrisce, pesce senza cuglione, fammi passare questo mal maggiore. Questa è la filastrocca dei dolori mestruali. Poi quando si andava a letto, nonna Concettina ci faceva recitare questa razione. Bisognava recitarla stando stessa con le dita incrociate così. Allietta, allietta, e tre angeli di mamma. Una capa e una per e il secondo alla metà. Santo Francisco, nonna di Cristo. Quando le diavole mi venne a tentare, Santo Francesco ci ha già pensato. Questo è.
In caso di pioggia, anzi di bufera, Santa Barbara Benedetta, scambaci da lume e da saliente, va dalle da che la vanno scura, non ci luce il sole né luna e a non ci sta manco una via. Allora, io mi ricordo, che la mattina, quando desciava la creatura, passava la lattara, metteva il latte e il pulmonil. Io portavo il pulmonil da fare la porta e passava con questa ragazzina che metteva il latte. Io sei, infatti, no, non si usa più. No. Poi mi ricordo. Bene, ferma. 46 secondi. Aspetta, per allontanare la cosa. 46 secondi negativi. Ma dopo li tavo, mica ci metto tutti questi scelgati. Ah, dopo tanti, meno male. Sì, sì, già poi. Poi tutti i pezzi che taglio li rimando a casa via mail. Ci guardate quella sera. Ma ricordo quando mi ci succedeva. Perché c'è stato. Come si chiamava? Si chiamava un po' di voce animo, Giovanni, perché fuori fuori quando speriamo che era l'ultimo giorno, non mi ricordo come si chiamava, però una cosa l'ultimo giorno abitava con per Guanaricchi, che era praticamente teneva il papà di Franco e Luigi e se la tornava da fuori e se ci sta la scuola e l'ultima stampa, quindi le donne che andavano a lavare al lavatore di notte, ci faceva la parte. No, come dici sempre, fatti le burce, fatto. Grazie. La prima.
compagnia di pari. Ma che cosa che dovete? Lavoro.